Le criptovalute vengono da molti considerate come il denaro del futuro, ma con alcune peculiarità tutte proprie di questa tecnologia. In effetti, molte criptovalute sono nate, ovviamente a parte le varie meme e shitcoin, per cercare di colmare alcuni vuoti, alcuni problemi, che sono invece proprio delle valute tradizionali. Oggi voglio cercare di dare alcuni spunti, quasi una mini guida da taccuino sulle criptovalute. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo voglia acquistare, dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da cui sono passato da un addebitato seriale a un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che per quella Kindle qui sotto. Criptovaluta o cryptocurrency in lingua inglese è una parola composta da due radici principali, cripto che indica il fatto che si tratta di una tecnologia crittografata, per cui un po' difficile da decifrare, e poi valuta, relativa appunto alla parte monetaria. Per quello che concerne la crittografia, è in modi semplici la tecnica di comunicazione principale che dà la sicurezza delle transazioni. Le criptovalute in genere utilizzano un libro mastro solitamente memorizzato come blockchain che garantisce la sicurezza delle transazioni e dei partecipanti, mentre la valuta è il mezzo effettivo di scambio di beni e servizi, come il denaro che utilizziamo ovviamente giornalmente. Tutti i giorni il denaro, la valuta con la quale contrattiamo lo scambio di beni e servizi, o col quale riceviamo lo stipendio, col quale paghiamo le tasse e ogni altra cosa, è quello che utilizziamo nella nostra vita di tutti i giorni. La moneta che usiamo oggi è una moneta non garantita da qualsiasi merce come argento o oro, come ad esempio avveniva in passato nell'era del gold standard, ma ottiene il proprio valore dalla fiducia dei governi che gli viene risposta. La maggior parte dei paesi del mondo hanno abbandonato lo gold standard, lo standard dell'oro, perché limitava la possibilità di aumentare o diminuire l'offerta circolante, cosa che a volte, come nei periodi proprio recenti, possiamo vedere che non è stata una buona cosa. Per quanto riguarda le criptovalute, a differenza del tuo portafoglio fisico, dove tieni i soldi in contanti o le carte di debito o le carte di credito, beh, qui esiste un portafoglio crittografato, crittografico, o crypto wallet in inglese, che potrebbe essere vagamente assimilato come un conto bancario che non ha una carta fisica ad essa associata, del quale però hai il pieno controllo a patto che tu non tenga tutti questi fondi su un exchange esterno, ma meglio su un wallet fisico, come un Ledger Nano. Tra l'altro io lo utilizzo, se volete dargli un'occhiata a cosa sia Ledger Nano, c'è un link in descrizione. Una cosa importante da menzionare è che se perdi l'accesso al portafoglio, questo crittografato, dimentichi la password, i tuoi fondi andranno persi per sempre. La base della creazione di Bitcoin e di tutte le criptovalute che sono venute successivamente a quella, come dicevamo all'inizio, è quella di colmare le lacune che ha il denaro classico. Ad esempio, pensa a quanto tempo potrebbe impiegare una banca per regolare un pagamento transfrontaliero, o magari come in passato avveniva, prima appunto della nascita dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria, di come i costi di transazioni sui cambi e sui bonifici esteri nazionali fossero elevati a causa della lunga serie di intermediari che erano necessari nel mentre. Oggi le cose sono molto più semplici e molto meno onerose, ma le criptovalute aggirano il sistema finanziario tradizionale con la tecnologia blockchain. A questo punto ci si chiede come possono avvenire le transazioni senza un ente centrale, una banca centrale o un intermediario che coordina e controlla tutte le transazioni. Grazie proprio alla blockchain. Ma che cos'è? In pratica le criptovalute non vengono tracciate con una terza parte interna, come una banca o un governo centralizzato, utilizzano questa cosa chiamata blockchain. La blockchain non è una criptovaluta, è la tecnologia utilizzata per organizzare le transazioni su questo famoso libro masso che abbiamo menzionato all'inizio. Se compri Bitcoin o vendi Bitcoin, ogni volta che fai un acquisto utilizzando una criptovaluta, quell'informazione viene raccolta come un blocco nella catena, appunto blockchain, blocco della catena, che va a verificarla. Questo avviene grazie al cosiddetto uso dei miners, i minatori. I miners di criptovalute non sono altro che persone con computer, solitamente, spero per loro, con una certa potenza di carico, con un'enorme potenza di carico, che non fanno altro che competere fra di loro per risolvere le complesse equazioni matematiche che sono necessarie per la crittografia, che è uno dei prodotti appunto progettati per proteggere i dati transazionali sul libro mastro digitale. Il primo minatore che risolve l'equazione nel processo verifica le transazioni sul libro mastro e ottiene una ricompensa nota come ricompensa di blocco. Questa ricompensa viene pagata in monete virtuali, Bitcoin, Ethereum e così via, ed è un esempio di come vengono verificate le transazioni Bitcoin. Questo processo viene identificato come proof of work, che in italiano si traduce come un bruttissimo.
prova di lavoro, prova del lavoro effettuato in pratica. Successivamente si è sviluppata un'altra tipologia di controllo per la scrittura sul libro masso che viene chiamata la proof of stake, che si traduce più o meno anche qui bruttissimo con prova del fatto che ci stai scommettendo o prova del fatto che ci sei dentro. Comunque la proof of stake sono una classe diversa di meccanismi di consenso della blockchain che funzionano selezionando i validatori in proporzione alla loro quantità di partecipazione nella criptovaluta associata appunto alla decifrazione. Questo viene fatto per evitare il costo computazionale che cresce e consuma tantissima energia elettrica, quello che viene fatto nella proof of work. Ora bisogna solo vedere se la maggior parte dei governi mondiali accetteranno le criptovalute come corso legale o sceglieranno di evitarle del tutto o magari si fermeranno nel mezzo regolamentandole. Non tutte le criptovalute hanno una moneta con un chiaro utilizzo o aumentano il valore della blockchain sottostante. Ecco perché a volte può essere difficile valutare i singoli progetti e molte al di là delle possibili truffe che sono purtroppo presenti in tutto il mondo finanziario e non solo in quello cripto, ma anche nel mondo cripto sono più viscide. Poi c'è da dire che il mondo cripto è lungi dall'essere perfetto. Guardiamo cosa è successo recentemente con FTX. Ci sono alcuni problemi oltre alle truffe, soprattutto nei primi anni di sviluppo delle stesse. Ad esempio, le criptovalute all'inizio sono molto volatili. L'impatto ambientale della proof of work e anche l'elemento appunto criminale. Parlando di volatilità è normale, come se fossero tutte aziende a bassa capitalizzazione sulle quali tutti vanno a speculare o che sulle quali le persone e gli investitori diventano troppo nervosi nel caso in cui arrivano delle notizie poco confortanti. La questione ambientale della proof of work relativa all'enorme necessità energetica per utilizzare una tale potenza di computazione e analisi, do il valore alla valuta in questione. I calcoli sono complessi per le registrazioni sul libro masso e per tutti i miners e la loro fetta di guadagno. Il prezzo da pagare per la sicurezza e la correttezza delle transazioni in tutte le proof of work è questa. Invece tutte le proof of stake si presentano come la soluzione principale a questo problema. Ultimo elemento, il fattore truffa, quello criminale, dove pur avendo una rintracciabilità delle transazioni, si è nel pieno anonimato perché il numero del proprio indirizzo non è legato a un nome, un cognome o un codice fiscale, come accade quando noi andiamo nella nostra banca classica ad aprire un conto corrente, anche se per motivi fiscali, per cui di tasse, molti governi si stanno muovendo per una regolamentazione, perché lì ovviamente non vedono soldi di tasse, adesso si muovono. Ancora non si tratta della tecnologia che ha preso piede su grandi numeri per quanto riguarda l'utilizzo dei pagamenti, anche se in funzione delle capitalizzazioni e transazioni fatte, sono veramente enormi, questo perché c'è possibilità di fare tanti profitti, di fare tante speculazioni, e per cui molto dipenderà anche dalla legislazione, cioè le legislazioni future. Bisognerà vedere se questo tutto funzionerà per essere adattato alla vita di tutti i giorni. Sarà interessante vedere come, se l'adozione continua di criptovalute cambierà il nostro modo di vedere la finanza, cambierà il nostro modo di vivere e come questo sarà impattato. Bene, se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di fammelo capire con un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Lasciami un commento qui sotto e dammi le tue impressioni in merito. Se poi sei nuovissimo sul canale e non vuoi perderti nessun video successivo, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche, così ogni nuovo video pubblicato ti sarà notificato. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un nuovissimo video. Ciao, a presto!